Allora, 54esima Spoleto, Spoleto anche arte. Siamo con Marta Marzotto, che abbiamo accompagnato lungamente con Standa con le sue meravigliose sfilate. E poi al Pol di Pezzoli per altre cose meravigliose. Ma sai che, ecco, a proposito del Pol di Pezzoli, stiamo restaurando 13 piccoli quadretti lignei e una Zenobi Strozzi, la Madonna dell'Umiltà, e poi andiamo a Parigi a presentarla alla più grande galleria d'arte con tutti i critici del mondo che ci danno come facciamo i restauri. Tutto con 1.000 euro all'anno, per adesso una cinquantina di amici, di amiche, e siamo le piccole panterine rosa, le signore del restauro. Questa è una lezione. Siamo molto selezionate, per chi volesse aderire, tu facci certo. Noi facciamo da megafono, giustamente. Ecco, ma sì, perché andiamo in musei così. I piccoli musei privati hanno bisogno di questi aiuti. E come vedi, diamo poco, tanti, e diventa subito una cosa meravigliosa. Grazie di questa... Com'è che questa... No, ma ti dirò che tutta la polemica Sgarbi, tanto è tutta una polemica, non se ne può più. No, però adesso giù le mani da Sgarbi, perché lui ha fatto un'opera di, ma non posso dirti, ha ricostruito un mondo che non era più così, perché una Venezia, una biennale statica, noiosa, sempre i soliti lì che comandano, che decidono, che fanno, vai lì, poi c'è il giro delle sette chiese. Lui che cosa ha fatto? Nel bene e nel male, ci sono state anche delle cose terribili, com'è terribile l'arte, perché dopo è terribile oggi, domani viene incensata. Guarda Manzoni, per dirti, no? Allora, che cosa... Io sono stata 12 giorni, si è respirato un'atmosfera frizzante, divertente, appassionante, sconvolgente dal caldo, dall'umidità, uno arrivava come voleva, non gli importava più niente, non è che si va per far vedere l'orecchino, la manica, no, lì andavi perché ti divertiva, dappertutto, tutti i palazzi veneziani coinvolti, Brandolini, Bianca e Giberto arriva bene, cioè tutti i palazzi della città, coinvolti tutti con le loro luci, con le loro... Magari c'era un solo libro, un solo quadro, ma di uno così, che non, tu non sai nemmeno che, però vai dentro, vedi una cosa fresca, rivai, poi non parliamo della Lotto, poi ho sentito Armani, Prada, eccetera, però è tutta gente che ha investito, che ci crede, e c'è la serata del Giunco, e c'è il vino dall'altra parte, eccetera, cioè... Posso dirti, è un mondo dove tu ti ritrovi, e quindi poi dappertutto, l'altro giorno a Roma, adesso non so dove andremo a finire, io lo seguo, tutti i capoluoghi, con i posti più prestigiosi, Palazzo Venezia non è proprio l'ultimo dei musei, quindi bellissimo anche lì, è organizzato, questa magia, hai capito? Comunque Spoleto è sempre stata città d'arte, non ora anche arte, perché io ci venivo 30-40 anni fa e ci stavo... tutto il periodo, ero ospite da Doris Pignatelli, che aveva questa bellissima casa, poi tutti gli amici aprivano i vari palazzi, qui ci sono davvero, e poi qui i concertini di Caio Melisso, insomma Menotti su con il finale col concerto con tutte le luci in piazza, e quindi ritrovare una cosa così ti viene voglia di dire ma cosa ci faccio? Perché io di solito sono una che prego il Signore di salvare l'asfalto dagli alberi, ora qui c'è anche l'asfalto, quindi è bello, fatto bene, sono i muri, e, no, devo dire un'emozione straordinaria. E poi adesso voglio seguirlo, secondo me lui oltre ai pittori locali, dell'Olanda, italiani, dove abbiamo le case della cultura, sempre secondo me, dovrebbe prendere in ogni città italiana dove lui fa la biennale di Venezia, il centocinquantenario, deve prendere una cosa fantastica e portarla lì sul posto, in modo che oltre ai pittori che conoscono, per esempio, non so, ad Amsterdam, Laia, Oslo, dove abbiamo queste case di cultura, non solo lì, in Russia, eccetera, far vedere anche quello che si è fatto vedere in Italia. E penso che lui è infaticabile. È un mostro di bravura in questo caso. Quindi, io mi ricordo una volta passavo, eravamo a Palazzo Reale, lui non so cosa illustrava, e allora io mi sono fermata, poi lui pontificava, dico, maestro, professore,
Non si è fermato, penso. Poi è difficile fare con lui. Senta, dopo la predica c'è anche la benedizione che io ripasso. Mi ha inseguito, sono scappato. Quindi insomma, vale la pena di magari tranquillizzarlo, cercare di cambiarlo, è impossibile. Però bravo, bravo, bravo Vittorio. Giù le mani da Sgarbi. Possiamo dire che invece del famoso Viva Verdi, diciamo Viva Vittorio. Viva Verdi anche, Dio Vittorio. Anche per lui è fanatico. Io mi ricordo quando ho fatto una regia vicino a Parma, e una regia, l'opera era, sai che non mi ricordo, il Duca, era Rigoletto, mi pare, proprio Rigoletto, adesso glielo voglio chiedere, un freddo, era volato via tutte le scene, tutto, siamo stati lì fino a notte, fino a che ho preso la macchina, sono andato a casa con broncopolmonite. Beh, io queste cose per amore suo le ho fatte, per amore proprio della passione che lui mette, anche della veemenza, no? Perché anche, ci vuole anche quella. Poi cosa volete sapere? Avanti, sentiamo. Ah, le tue impressioni su queste cose che vedi? Sono pazza di certi quadri, il quadro di Gaetano Poli, i quadri, sono... Questo spazio tra l'altro è spettacolare. Per questo, grazie, sono le cripte, no? Dove... Pensiamo che è abbandonato perché era prima il museo, è stato riscoperto come l'altro palazzo che pensa abbiamo visto. Pensa che io prima. Volevo che una delle mie figlie, perché sono le figlie che si sposano, vicino a Portogruaro c'è... Proprio vicinissimo c'è una basilica che ha sotto così, che dicono la messa anche, io volevo che una figlia, pensa un po', identica, precisa, molto più grande ma altrettanto bella.